Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel, io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Topolino numero 3582. Eccolo qui, Topolino 3582, con questa bella copertina disegnata da Davide Cesarello e i colori abbiamo Andrea Cagol. Cesarello che è molto a suo agio quando deve disegnare appunto copertine riguardanti Topolino nelle storie misteriose, nelle storie gialle, perché lui è anche il copertinista ufficiale della miniserie estiva Topolino in giallo. Qui ovviamente anche i colori di Cagol sono molto eterogenei per quanto riguarda quello che ha voluto disegnare Cesarello. Una copertina molto semplice, devo dire, niente di eccezionale, che però mi piace anche per il gioco di colori. Gioco di colori che mi ha ricordato un po', non lo so, questo colore, questo marrone misto alla scritta arancio Topolino con rilievo bianco, scritta bianca Disney, questa espressione, le espressioni soprattutto di Topolino ma anche di Minnie che si trovano qui vicino sopra questa, insomma, queste impronte, e poi c'è la scritta vacanza in giallo con la O con una lente di ingrandimento. Quindi mi piace la copertina di Cesarello, molto ben colorata da Cagol, questo colore che dicevo, questo marrone che mi dà un po' di Coca-Cola, non lo so, un po' di pubblicità tipo delle Goleador alla Coca-Cola, però una copertina che devo dire mi piace tanto. In quarta di copertina c'è la pubblicità di Paper Mitologia, che è una miniserie che però io non sto acquistando, però comunque sicuramente copertina promossa per quanto riguarda Cesarello e Cagol. Apriamo questo numero 3582, che era tirato a Topolini a Silvia Ziche con protagonisti Topolino e Minnie. I colpevoli li trovi? Le chiavi della macchina no, eh? Nessuno è perfetto, dice Topolino, beccato da Minnie. Qui c'è la pubblicità, poi della Pronti per un'estate di sport, per le statuette che io non sto prendendo, i gadget di Topolino. Il miliardo, sul prossimo numero vedremo questa storia di Nucci e Cavazzano riguardante Marco Polo. E poi c'è Alex Bertani, il direttore, con il suo solito editoriale in cui ci parla delle storie che leggeremo in questo numero e anche nelle prossime. Soprattutto nel prossimo numero ci sarà una storia delle mie tanto amate Giovani Marmotte, addio Giovani Marmotte, che mi fa preoccupare, però sicuramente sarà, credo, una bella storia perché è disegnata da Libero Armetti, con bravo disegnatore, è scritta da un grande come Marco Nucci, però addio Giovani Marmotte mi fa pensare: ma non è che non vedremo più le Giovani Marmotte? Spero di no, perché a me piacciono tanto. Qui vediamo il disegno di Cesarello e poi c'è il sommario con le storie. Sono 5 storie, compresa di una che inizia e finisce su questo numero, da 2 episodi. E poi c'è la storia strip story finale, come al solito, dedicata a Gamba di Legno. Allora, si parte con Qui, Quo, Qua e il doppio segreto del faro. I 2 episodi dalla serie di I misteri di Paperopoli. Storia scritta da Bruno Sarda, disegnata da Disegnecchini e da Federico Franzò, colore di Manuel Giarolli di GFB Comics. Poi si prosegue per la tappa di Filbury, la storia in giallo, il Topolino in giallo di Marco Bosco, con i disegni Lechine di Roberto Vianno e il colore di Putra, Shardin Binab, Jalil. Pippo, il retaggio del battipista di Pier Giuseppe Giunta, con i disegni Lechine di Valerio Held e colore di Valentina Mauri, GFB Comics. Paperino e Paperoga, Space Team, questione di proporzioni, di Tito Faraci, con Marco Mazzarello, disegni Lechine, il colore di Deborah Grazio, di GFB Comics. La grande mitologia papera, Paperin Prometeo, il segreto del fuoco, di Luca Barbieri, Giampaolo Soldati ai disegni, Mara Angelilli e Annalisa Ferrari, Arancia Studio, ai colori. E poi Confessa Gamba di Legno, di Roberto Gagnor, e disegni di Giulia Lomurno, con Valentina Mauri, al GFB Comics, ai colori. Allora ragazzi, si parte subito con Qui, Quo, Qua, il doppio segreto del faro, che mi è piaciuta tantissimo, non avevo dubbi, perché quando ci sono i nipotini e soprattutto anche questa storia, appunto, già immaginavo del faro, quindi che si parlasse di qualcosa di storico della città di Paperopoli. Devo dire che Bruno Sarda ha confezionato una bella storia in tutti e 2 gli episodi, ben disegnata anche da Federico Franzò, che è un disegnatore che non vediamo spesso su Topolino, però quando lui, diciamo, è alla prova sul nostro settimanale, devo dire che fa comunque delle buone figure, buone prestazioni, se così vogliamo dire. Di che cosa parla questa storia, senza spoilerare tanto? Qui, Quo, Qua sono in giro per Paperopoli con le loro bici, arrivano vicino al faro, un faro che però trovano appunto il signore del faro, colui che si occupa del faro, insomma, che è al telefono con Zio Paperone, che, visto che lui è proprietario di quel terreno, vuole eliminare il faro, e quindi però ovviamente
È un monumento storico della città di Paperopoli, quindi della zona portuale, e qui qua si preoccupano di questo, però diciamo che è un posto molto importante per la storia di Paperopoli, per la capitaneria di Porto, insomma, diciamo che giustamente qui qua si trovano ad avere a che fare con il guardiano del faro che inizia a raccontare un po' di storie, ma soprattutto gli dice che Zevaberone vuole far fuori il faro, così poi Zevaberone, anche non sapendo nulla di questa cosa, sarà lui protagonista anche di questa storia, perché ci sarà una tempesta vicino alla capitaneria di Porto e Zevaberone, praticamente un suo mercantile, trasporta il suo oro. Però si ha a che fare cioè, si ha bisogno del faro, soprattutto di una pietra luminosa che dava, durante le storie raccontate appunto ai nipotini, questa pietra luminosa dava, una luce incredibile a tutto, insomma, il circondario del mare vicino alla capitaneria di porto di, Paperopoli. Zevaberone, comunque, visto che c'entrano gli affari, ci sarà lui di mezzo e sentirà parlare di questa pietra, di questa gemma. Insomma, la storia è molto bella, suddivisa in due parti. Devo dire che mi ha divertito tanto, soprattutto ci fa capire, insomma, anche per chi non lo conoscesse, che Zevaberone, per quanto riguarda l'oro e gli affari, farebbe di tutto. Però in questo caso, ci sarà, diciamo, un lieto fine. Una storia molto bella, devo dire. E soprattutto, oltre alla storia, ho apprezzato molto in giro per il mondo di Santo Scarcella, qui questa specie di documentario in cui ci fanno vedere otto fari, che ci sono otto tra i fari più importanti nel mondo. Si va dal Portogallo agli Stati Uniti per passare anche dalla Francia, e questi vari fari che ci sono, altezza, la storia di questi fari, tra cui questo diciamo in Francia, quest'altro nel Maine negli Stati Uniti. Insomma, molto interessante anche questo reportage sui fari. Poi c'è la storia, diciamo, che doveva essere quella principale, che poi riguarda anche la copertina, Topolino in giallo, La tappa di Filburi, una storia di Marco Bosco disegnata da Roberto Vian. Mi sono piaciuti i disegni di Roberto Vian, ma soprattutto anche la storia di Marco Bosco. Come sapete, io acquisto anche Topolino in giallo, mi piacciono queste storie. Praticamente Topolino e Minnie sono in vacanza e andranno a Filburi, nel sud del Calisota, e avranno a che fare con la città della porcellana, il Museo della Porcellana a Filburi. Ci sarà un mistero perché qualcuno vorrà andare a rubare nel museo, rubare importanti documenti, o anche quando si ha a che fare con l'arte, insomma, c'è sempre qualcuno che vuole far suo dei segreti o anche soldi o oro. La storia è una storia in giallo che mi è piaciuta, devo dire, mi è piaciuta molto, non avevo dubbi, anche perché Marco Bosco mi piace come sceneggiatore, anche i disegni di Roberto Vian mi sono piaciuti. Una tappa a Filburi tra la porcellana, una storia abbastanza lunga, ma sicuramente non noiosa, molto interessante. Un profilo che conta, come disegnare John D. Rocker Duck. L'agenda dal 20 al 26 luglio, i racconti del Cavaliere Mascherato, ci sarà una nuova lettura, una nuova, come dire, un nuovo fumetto che uscirà a giorni, che riguarda Paperino, ra i racconti del Cavaliere Mascherato, molto interessante, ma non credo che lo prenderò. Poi ci sono due storie brevi, Pippo e il retaggio del battipista, con i disegni di Valerio El, della storia raccontata da Pier Giuseppe Giunta, una classica storia in cui Pippo e Topolino sono in vacanza, si perdono nel bosco, ma in questo caso sarà molto simpatica la storia perché ci fa capire quanto sia importante la natura e quanto ci si può divertire anche appunto andando stando in mezzo alla natura, che quella è la cosa che amo di più anch'io. Una storia non tanto breve come quella dell'altra di cui vi racconterò, però devo dire che mi è piaciuta. Quella più breve è Paperino Paperoga Space Team, questioni di proporzioni, che c'era anche sullo scorso numero di un'altra storia, ma questa di Tito Faraci, sempre con i disegni di Marco Mazzarello, mi è piaciuta un po' di più. Storia simpatica, adatta, insomma, molto comica. Paperino Paperoga nello spazio avrà a che fare con degli insetti giganti. Niente di particolare, ma una storia sicuramente simpatica. Andiamo avanti, dal milione al miliardo si parla della prossima storia che leggeremo su Topolino, scritta da Marco Nucci e disegnata da Giorgio Cavazzano su Marco Polo, quindi ambientata a Venezia. Ancora barzellette e colmi, c'è ancora, questa è anche, c'erano due pagine. E l'ultima storia della grande mitologia, Papera,
di Luca Barbieri con i disegni di Giampaolo Soldati. Di solito non mi piacciono queste storie, però questa devo dire che mi è piaciuta. Molto ben disegnata e colorata, devo dire, da soldati. E Luca Barbieri ha confezionato una buona storia, devo dire. Di solito non mi piacciono quelle dell'antica Grecia, antica mitologia papera, eccetera, eccetera, ma questa mi è piaciuta. Si ha a che fare con il segreto del fuoco, appunto, con una fiamma, e di che cosa può scaturire una singola fiamma che sembra piccola, ma può comunque innescare un incendio. Quindi devo dire che questa storia mi è piaciuta rispetto alle altre che hanno proposto su Topolino. Ancora Brasiletto e Colmi, seconda pagina, un mito che non tramonta. Qui si parla di Prometeo, appunto di Paperin Prometeo, che è il protagonista di questa ultima storia del numero 3582. Qui abbiamo ovviamente le foto dei fan e dei lettori di Topolino. E in settimana avremo in edicola Paper Mitologia e questo appunto che è il Cavaliere Mascherato, ma non penso che prenderò nessuno dei due. Il prossimo numero 3583 con una bellissima copertina di Paolo Mottura con Zio Paperone in copertina. Avremo appunto Il Miliardo, episodio 1 di 2, una storia che inizia e finisce, finirà sul prossimo numero di Marco Nucci e Giorgio Cavazzano. Pippo, tipo da spiaggia, storia di Tito Faraci, disegni di Lucio Leoni. Il mercoledì di Pippo torna su Topolino con Topolini a parti, storia di Rudy Salvagnini con disegni di Luca Usai. Addio Giovanni Marmotta, il primo dei tre episodi, questo mi interessa tantissimo, di Marco Nucci con disegni di Libero Ermetti, sperando che non sia davvero l'addio delle grandissime Giovanni Marmotte. E il commissario indaga la duchessa Ronfante di Marco Bosco e Valerio Held. Ci saranno ancora i gadget che però io non sto prendendo. Chiude questo numero la storia confessa Gamadilegno, poesia di Roberto Gagnor e Giulia Lomorno. Allora che dire ragazzi, questo numero di Topolino 3582 mi è piaciuto per quanto mi riguarda molto superiore allo scorso numero, mi è piaciuta anche la copertina di Cesarello con i colori di Cavol e se devo fare la mia solita classifica delle 5 storie escludendo confessa Gamadilegno, metto al quinto posto questione di proporzioni, Paperino, Paperoga, Space Team. Quarto posto per Pippo, il retaggio del battipista. Terzo posto per Paperin Prometeo, Segreto del Fuoco, della grande mitologia papera. Secondo posto per Topolino in giallo, La tappa di Filburi. Al primo posto, ragazzi, metto qui, qua, è il doppio segreto del faro della saga I Misteri di Paperopoli, perché davvero mi è piaciuta tantissimo come storia. E questo è il tipo di storia che a me piace sempre tanto. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre. Mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Se vi piacciono i miei contenuti, commentate perché lo sapete, come dico sempre in ogni video, lo so, sono ripetitivo, però i vostri commenti sono il sale del mio canale e mi piace molto la mia continuity, stavo dicendo, la mia community che seppur piccola sulla carta, per me è grandissima, quindi vi ringrazierò sempre ad ogni video, quindi commentate perché l'interazione con voi per me è fondamentale. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio ancora una volta per il supporto, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!